Questo appuntamento è offerto da Sogni senza interessi, fino al 15 novembre in tutti i negozi Nuovo Arredo. Amaro Lucano. Dal 1894 sappiamo cosa vuoi di più dalla vita. Seguici sui social e su amarolucano.it. Bentornati a Buon Pomeriggio. La novità è interessante e nel nostro piccolo forse l'abbiamo anticipata un po' noi. Ebbene signori, dopo anni di crisi, anni in cui si rimandava in attesa di tempi migliori, i matrimoni sono aumentati. Sì, ci si sposa di più. Tardi, è vero, molti sono secondi matrimoni, è vero, ma per la prima volta dal 2008 i matrimoni in Italia sono aumentati. Che sia un segnale che gli anni peggiori sono alle spalle? Stiamo per lasciare quel desolante ultimo posto per le nascite che deteniamo in Europa? Cosa ascolto? Un po' in sottofondo? Ah, sì, l'ho riconosciuto. Un mondo migliore è quello che auspica Vasco Rossi, anche noi naturalmente. Comunque non so se tutto questo corrisponde veramente all'avvio di un mondo migliore o lascia al vostro carattere di ottimisti o di pessimisti. Decidete voi di vedere se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Comunque un dato è un dato e noi ve l'abbiamo riferito obiettivamente. Ma il bicchiere è totalmente pieno quando arriva Mary De Gennaro. Buon pomeriggio Michele. Ciao. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a tutti. Ma cosa questo mi hai portato? È per te. Ma che bello. Che cos'è? È bello ma non so che cos'è. È l'Eleborus. È un fiore speciale che fiorisce soltanto d'inverno ed è un po' il simbolo della nostra nuova rubrica che inauguriamo proprio sì. Oggi che si intitola Dal campo e dall'orto. Dal campo e dall'orto. Benissimo. Bello. Allora diventerai un'esperta, quindi chissà quanti omaggi ancora. Naturalmente. L'Eleborus, signore in ascolto. Non ve l'aspettavate questo. Non sarò proprio io l'esperta, ma ospiteremo degli esperti che ci racconteranno tante cose su piante e fiori, però voglio anche ricordare che come sempre ci sono i nostri amici da adottare, quindi Freccia, certo. Daniela, insomma scriveteci sempre sulla nostra pagina Facebook, la nostra pagina Facebook ufficiale, oppure c'è anche il nostro sito, o meglio il nostro indirizzo di posta elettronica che è redazione.buonpomeriggio@norba.it. Se no telefonate al 349-6876-326. E la mail l'abbiamo già data, sì. Quindi ci vediamo dopo. Ecco, intanto ci sono le foto che stanno così passando in questo momento, che possiamo anche, ci fanno ricordare di quei cuccioli che abbiamo visto negli scorsi giorni. Quindi Daniela, Willy, Freccia. E poi c'è anche un altro che abbiamo visto, però poi... Vabbè, lo vediamo dopo. Lo vediamo però dopo. Aspettano dei papini, delle mamme, no? Sì, hanno bisogno di essere sì. Adottati. Fatevi quindi, sotto, Impegnatevi. L'indirizzario ve l'abbiamo dato prima, non ce lo fate ripetere, se no dobbiamo andare avanti. Ci vediamo più tardi, a Michele. Dopo. A dopo. Più tardi, benissimo. E allora è venuto il momento del collegamento in diretta con la nostra Giovanna De Crescenzo. Oggi siamo, vediamo dove, siamo in una località dove crollano le scuole, purtroppo. Non tutte, naturalmente, ma qualcuno sì. Scuole anche dove i bambini si ritrovano nel piatto dei vermi. E questo capita nella nostra moderna Italia, dove diciamo di mettere al primo posto l'interesse dei nostri bambini. Invece la cronaca ci racconta che non sempre questo lo facciamo davvero. Quindi siamo collegati con Giovanna De Crescenzo, come vi dicevo, da Brindisi. Giovanna, a te. Buon pomeriggio a te Michele e a tutti i telespettatori di Telenorba. Sì, siamo qui a Brindisi per affrontare il problema dello stato di abbandono in cui versano le nostre scuole e lo faremo prendendo ad esempio due casi eclatanti. Uno è l'Istituto Tecnico Ferraris, che è qui proprio alle nostre spalle, è uno stabile che stava letteralmente cadendo a pezzi in testa agli studenti. E l'altro caso è quello della scuola elementare Don Milani, quello dei vermi che citavi tu prima, dei vermi trovati nei pasti della mensa. Lo stato di degrado in cui troppo spesso si trovano le scuole del sud Italia non si limita di certo a questi due casi. Ad esempio solo qualche settimana fa nella provincia di Lecce ci sono stati altri due episodi di mense scolastiche con cibo avariato, tanti bambini intossicati. Insomma, noi abbiamo deciso comunque oggi di parlarne da qui, da Brindisi, insieme alle due direttrici degli istituti che vi ho citato poco fa, insieme a genitori arrabbiati che vogliono
sono stanchi e vogliono urlare basta a questa situazione, e tutto questo lo faremo rimanendo in collegamento con voi per tutto il resto della puntata. Per adesso ti ridò la linea. Sì, noi torniamo in studio e voglio ricordarvi che al momento in cui faremo il prossimo collegamento, più avanti nel corso della puntata, questa puntata di Buon Pomeriggio, avremo in studio anche rappresentanti, diciamo così, delle istituzioni, che vediamo se potranno darci delle risposte perché si risolvano questi problemi di Brindisi e un po' in tutti i guai dell'edilizia scolastica che sono particolarmente acuti purtroppo nel nostro sud, e questa è una cosa che ci dispiace moltissimo. Si cambia argomento adesso, perché naturalmente noi raccontiamo a Buon Pomeriggio le cose che non vanno tanto bene, col vostro aiuto, col vostro contributo, ma anche e soprattutto ci fa piacere raccontare le cose che vanno bene, la gente che è felice, la gente che spera, che sogna. Avete presente per esempio quando il destino gira, gira, prende strade larghe che sembrano allontanarsi e poi invece certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, ritornano, c'è una famosa canzone, no, di Antonello Venditti che diceva qualcosa del genere. Ebbene, oggi a Ieri Sposi abbiamo una coppia il cui destino sembra scritto, che bello, dall'età di 14 anni. Guardiamo insieme. Fantastico, che bacio lungo, eh? Eccoli qua, sono loro, Alessandra e Walter, benvenuti. Ieri sposi da? Un anno e quattro mesi. Tu, Walter, di cosa ti occupi? Io sono agente di commercio. Agente di commercio, sì. Tu invece? Io adesso faccio la mamma a tempo pieno. La mamma a tempo pieno, perché già nel frattempo avete avuto... Una bambina, la piccola Emma. Senti, ma dicevamo che voi siete quelli che fate i giri, però poi il destino sembrava segnato da quando avevate 14 anni. Com'è andata? Com'è cominciato tutto? Allora, chi vuole raccontare? Alessandra oppure Walter? Sì, avendo la stessa età comunque, vivendo in un paese ci conoscevamo... Qual è il vostro paese? Non l'abbiamo detto? Gioia del Colle. E diciamo all'età di 14 anni ci siamo conosciuti e ci siamo dati questo primo bacio. Ma dove, a scuola dove eravate? No, eravamo in un luogo di ritrovo. Sì, dove la maggior parte andavano tutti i ragazzi del tempo, diciamo. Cioè un bar, un locale? No, un parco. Beh, vi siete piaciuti subito? Sì. È stato sai, quel colpetto di fulmine da giovani, sbarazzino. Sì, eravamo molto piccoli. Un colpetto perché? perché si è piccoli. Piccola, sì. Senti, lei cosa ti ha colpito? Una bellissima ragazza? Sì. Ma il suo modo di essere? Cioè? Beh, per sempre sorridente, è una ragazza esplosiva in tutto e per tutto. Quindi un animo bello, lieto, sì. Felice. E invece lui cosa aveva? Beh, lui sicuramente mi completa in quanto ha un carattere completamente diverso dal mio. Molto più pacato, più paziente, quindi riusciamo insieme un po' a completarci. E quindi... Il primo bacio ve lo siete dato lì nel parco? Sì. Ah, come quello del matrimonio che abbiamo visto prima, lungo. Senti, però poi che cosa è successo? Vi siete persi di vista? Sì, poi ovviamente un po' piccolini, poi non, sicuramente non pensavamo magari a questi fidanzamenti lunghi.
Quindi ci siamo persi di vista e abbiamo continuato, insomma, per le nostre strade, lui con i suoi amici o con i miei. E quando quindi... vi siete ritrovati? Quando è stato poi? Senti, noi, io l'ho rivisto quando avevo 20 anni, quindi sì, ti parlo nel 2006. Quindi 6 anni dopo, sì, grosso sì modo. Sì, sì. E che occasione è stata quella? Lui faceva il cuoco e quindi lavorava in un ristorante. Ma ti fa parlare ogni tanto o poco? Preferisco che parla lei, non ci sono problemi. Perché così almeno su quello evitiamo, non voglio fare gaffe. Evitiamo problemi. No, vabbè. Finito. Faceva il cuoco? Sì, sì, sì. Sì, dove, sì, dove, sì, dove era? Ad Acquaviva faceva in un agriturismo. Faceva agriturismo? Sì, 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 ah, e tu eri andata lì a fare le vacanze? No, anch'io ero andata a lavorare, però in sala, diciamo. E non sapevate niente l'uno dell'altro? No, 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 no. Quindi è stato quasi un doppio piacere rincontrarlo. Va bene, allora fra poco sapremo com'è andata. Fra pochissimo, state con noi, a buon pomeriggio.